Come potete vedere, i giocatori che stanno a zero gol nel Bologna ce ne stanno, c'è cioè Ndoye. Ecco, visto che ormai adesso abbiamo preso questa bellissima abitudine di resuscitare i morti. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi, in questo 10 maggio 2024, siamo qui per vivere la vigilia di Napoli-Bologna, una partita che tosta. Tosta, senza ombra di dubbio. Come ho detto prima, oggi è il 10 maggio, giorno speciale oggi. Comunque, prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale che è totalmente gratis. Se tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono, fatelo perché è totalmente gratis. E poi attivate anche la campanella perché così non vi perderete i miei nuovi video. Allora, ragazzi, io oggi volevo parlare della conferenza di Thiago Motta, però le ho un po' lette e onestamente ho pensato, non è il caso di parlarne perché onestamente non è che abbia detto cose così interessanti o così importanti in vista di domani, quindi non ne parleremo, però voglio parlare un po' di cose. Allora, innanzitutto voglio fare i miei complimenti all'Atalanta, perché ieri, faccio un attimo una piccola parentesi di ieri. L'Atalanta ieri ha vinto 3-0 contro il Marsiglia, una partita che a mio avviso non ha mai, diciamo, rischiato di perdere. Ecco, non ho mai visto un'Atalanta che ha rischiato di uscire ieri sera. L'Atalanta, ragazzi, ha fatto veramente qualcosa di storico, qualcosa di incredibile. Se io penso a quando il Gasperini arrivò all'Atalanta 9 anni fa, cioè, ragazzi, l'Atalanta in 9 anni è passata dall'essere una squadra ascensore che faceva A e B senza troppe ambizioni, è diventata adesso una big dell'Italia, una big del campionato italiano. Si gioca ai posti in Europa, fa dei percorsi europei importantissimi, è arrivato a prendere dei giocatori importanti, ha una società forte, una struttura forte e ha un patrimonio, diciamo, strutturale, un patrimonio, diciamo, immobiliare importante perché stanno per finire lo stadio. Hanno uno dei vivai più importanti d'Italia. Ecco, io. Sono queste le cose che io, per esempio, da tifoso del Napoli, vorrei vedere anche qui e che invidio all'Atalanta. Non tanto il percorso europeo, perché noi comunque delle soddisfazioni ce le siamo tolte in questi anni. Anche noi potevamo fare una finale di Europa League con Benitez, però ci ricordiamo tutti cosa successe quella sera contro il Dnipro. Di soddisfazioni, diciamo, dal punto di vista dei trofei, ce li siamo tolti perché abbiamo vinto lo scudetto. Abbiamo vinto Coppa Italia, Supercoppa, però, ad esempio, lo stadio, il vivaio, tutte queste cose io vorrei vederle a Napoli e non credo che serva qualcosa di incredibile per riuscire a fare queste cose. Cioè, ci è riuscita l'Atalanta. Se ci è riuscita l'Atalanta vuol dire che lo può fare pure il Napoli. Cioè, il problema è sempre quello, la volontà. De Laurentiis non è che non fa lo stadio perché non ha i mezzi per farlo. Lui potrebbe tranquillamente farlo. Il problema è che non vuole. Così come la Primavera. Noi ci abbiamo i mezzi e la possibilità per crescere. Però non c'è la volontà. Non c'è la volontà e quello è il problema. Comunque, Gasperini si andrà a giocare la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Il Bayer che è riuscito anche ieri sera a non uscire sconfitto per la 49esima volta consecutiva, è riuscito a pareggiare all'ultimo secondo contro la Roma. La Roma, secondo me, ecco, è uno di quei casi dove si esce a testa alta, no? Però è secondo me giusto dire così perché, ragazzi, ieri la Roma stava per fare l'impresa. Era riuscita ad andare in casa delle Leverkusen ed era riuscita a pareggiare il risultato dell'andata 2-0. Poi purtroppo c'è stato quell'autogol di Mancini che sa molto di beffa del destino, no? Poi c'è stato il pareggio all'ultimo secondo, quindi la Roma secondo me ieri se l'era giocata benissimo. Posso dire la verità, il secondo rigore secondo me non c'era tantissimo. Il primo sì, il secondo io non l'avrei dato onestamente. Però comunque la Roma, faccio i complimenti anche alla Roma perché comunque ha fatto un percorso anche lei importante e ha onorato la Coppa fino appunto a ieri sera. Ecco, anche questo, onorare la Coppa, un discorso che qui a Napoli purtroppo non è molto apprezzato specialmente dalla società perché ci ricordiamo tutte le volte dove De Laurentiis diceva che l'Europa League è buona soltanto perché ti porta in Champions, quindi tutte le competizioni che non si chiamano Champions e che quindi non portano introiti così importanti, purtroppo non sono visti
diciamo, non sono così ambiti e non sono così ricercati, ecco, in primis dalla società, anche la Coppa Italia è la stessa cosa. Il Napoli, se vuole, può crescere in tante cose, però ripeto, il verbo vuole, volere, volere e potere. Quindi questo è. Comunque, Bayer Leverkusen Atalanta. Vediamo cosa succederà. La finale di Europa League, se non sbaglio, è il 22 maggio. Il campionato finisce il 26. Allacciandoci al discorso allenatore, secondo me per Gasperini e in generale per l'allenatore, diciamo, dell'anno prossimo, io credo che la settimana decisiva per chiudere sarà la prima di giugno. Metto come data finale il 7 giugno. Entro quella data io mi aspetto l'annuncio dell'allenatore. Tornando un attimo a Gasperini, ieri sera nel post partita ha parlato anche Percassi, il presidente dell'Atalanta, e ha detto delle cose che adesso vi faccio vedere. Allora, vabbè, i ringraziamenti, la soddisfazione, tutte queste cose belle che ha detto, però nel finale, ecco, gli hanno fatto la domanda sul fatto che se c'è questa paura di perdere Gasperini, e Percassi ha praticamente detto che ha un altro anno di contratto con l'allenatore. È impossibile che qualcuno possa venire a prendercelo. Se poi lui vorrà andare, ci metteremo a parlare con grande dispiacere. Noi non pensiamo di modificare l'accordo. Quindi, dalla parte della dirigenza non c'è la volontà di mandar via, di perdere Gasperini. Però ha anche detto che praticamente, diciamo, dipende dalla volontà di Gasperini. Ecco, se vuole continuare e farsi un altro anno oppure cambiare area. Un'altra cosa importante che mi sono dimenticato di dire anche ieri: storicamente De Laurentiis è uno che va a prendere allenatori, diciamo, che si liberano e non allenatori già impegnati con altri che devono quindi non rispettare il contratto. Quindi, in prospettiva appunto di giugno, Gasperini, se vuole venire a Napoli, deve trovare un accordo con l'Atalanta e, diciamo, firmare una rescissione consensuale, diciamo, deve liberarsi, altrimenti non lo vedremo a Napoli l'anno prossimo. Così si deve, così come si deve liberare l'italiano, ragazzi, perché italiano c'è una clausola nel contratto che è molto importante da sottolineare. C'è una clausola che dice che se la Fiorentina va in Europa League, allora scatta in automatico il rinnovo per un altro anno con l'italiano. La Fiorentina, se vince la Conference, va in Europa League. Quindi, se la Fiorentina vince la Conference, scatta un altro anno automatico per l'italiano. Quindi, anche lì bisognerebbe depennare italiano perché si andrebbe a occupare di un altro anno con la Fiorentina. Poi ripeto, se tutti questi allenatori si vogliono liberare, vogliono cambiare aria, è un altro paio di maniche. Ma di certo De Laurentiis non va a prendere allenatori che sono occupati, che hanno un contratto con le rispettive squadre. E questo discorso vale anche con Pioli. Però con Pioli sappiamo che la Milan vuole trovare l'accordo per la rescissione. Quindi là, diciamo che è già un discorso un po' più fattibile per il Napoli. Comunque, da parte della dirigenza dell'Atalanta non c'è la volontà di perdere Gasperini, però lui stesso, se vuole andare via, si metteranno al tavolo e parleranno. Quindi la prospettiva di vedere Gasperini via dall'Atalanta quest'estate ci può essere. Magari se vince un trofeo, dice: dopo 9 anni ho vinto un trofeo, chiudo il ciclo con un bel trofeo, adesso vado a fare una nuova sfida. Potrebbe essere un'idea, un pensiero che può fare Gasperini. Comunque, oltre a Percassi, ha parlato anche Spalletti, ha ancora parlato Spalletti, e stavolta però mi sento di dire che ha detto delle cose rispettabili. Ci hanno fatto la domanda: cosa è successo al Napoli? E dice Spalletti: tre allenatori in genere non si cambiano neanche in 5 anni. Come si fa in pochi mesi ad assimilare tante cose da uomini che hanno metodi e caratteri diversi? E questo è verissimo, specialmente se tu passi da Garcia a Mazzarri. Mi allaccio a una cosa che ha detto Thiago Motta in conferenza stampa. A un certo punto Thiago Motta parla dei suoi preparatori atletici e dice che praticamente tra gli MVP, tra i migliori di questa stagione, lui metterebbe sicuramente il suo staff dei preparatori. Vi ricorderete? No, in estate arriva Garcia, fuori Sinatti, che tra parentesi è stato eletto il miglior preparatore atletico in Italia, e tu vai a prendere Rongoni. E sappiamo tutti, ci ricordiamo cosa è successo con Rongoni, quindi i preparatori, la preparazione estiva, già là se sbagli ti sei giocato tutta la stagione, e lo abbiamo visto, perché poi Mazzarri è arrivato e ha dovuto fare una mini preparazione da capo. Mazzarri un merito ha avuto, quello di mettere la squadra di nuovo nelle condizioni di arrivare al 90° fisicamente ancora lucidi.
Tolto quello, Mazzari purtroppo non ha dato nient'altro perché tutto il resto è peggiorato. Detto questo, ragazzi, parliamo velocemente della partita, anche se onestamente non c'è tutto sto granché da dire. Questo è il report allenamento di oggi e abbiamo delle notizie negative perché torna Kvara, torna Juan Jesus, torna Dendon Kerr, ma si fa male Mario Rui, che ha interrotto la seduta per il riacutizzarsi di una gonalgia. Quindi Mario Rui domani non ci sarà. Raspadore ha svolto metà dell'allenamento in gruppo e metà personalizzato in campo. Quindi attenzione a Raspadori, forse siamo lì forse per la convocazione. Invece Zielinski personalizzato in campo. Zielinski non credo proprio che lo vedremo tra i convocati domani. Quindi domani perdiamo Mario Rui, perdiamo forse Raspadori. E quindi siamo arrivati a questo punto, vi vado a dire la mia probabile formazione, che ragazzi alla fine è questa qui: 4-3-3 con Meretti in porta. Difesa composta da Olivera, Juan Jesus, Rachmani e Di Lorenzo. Vi voglio dire una cosa su Olivera. Le ultime partite di Olivera mi stanno un po' facendo pensare. Cioè, io per esempio nel Napoli che vorrei l'anno prossimo, io non ce lo vedo Olivera titolare. Non so, Olivera non mi sembra un giocatore che ti sposta, che ti fa la differenza. In quelle specifiche partite dove, non so, giochi contro il Dumfries di turno, ok? Allora lì un Olivera ti può servire, perché comunque Olivera rispetto a Mario Rui ha il fisico, ha i centimetri, però ha un piede che secondo me non è manco un quarto di quello di Mario Rui. Cioè, io per esempio nella mia formazione ideale preferirei un terzino alla Mario Rui. Cioè, io prediligo più la qualità del piede piuttosto che il fisico. L'ideale sarebbe un mix, quindi un giocatore fisicamente alla Olivera ma con i piedi di Mario Rui. È difficile, però io onestamente nel Napoli che vorrei, Olivera come riserva, come seconda linea mi va pure bene. Guardate la catena di sinistra, cioè la qualità è proprio secondo me bassa. Cioè tolto Kvara abbiamo Kajust e Olivera. Cederei Mario Rui e andrei a prendere un terzino di tutto rispetto. Il problema però è che Mario Rui, ragazzi, c'ha un contratto che scade fra 2 anni. Chi se lo piglia Mario Rui? Se lo può pigliare forse l'arabo, ma per il resto io temo che Mario Rui ce lo terremo sul groppone fino a quando non gli scadrà il contratto, cioè tra 2 stagioni. Comunque a centrocampo Kajus a sinistra, Anghis a destra e Lobotka, e davanti torna Kvara sulla sinistra, Apolitano a destra e davanti Osimhen. Quindi la solita formazione, diciamo, che conosciamo. Questa, ragazzi, è la classifica oggi. Siamo ottavi. Abbiamo perso 10 partite, ragazzi, quest'anno, mamma mia, 10 partite, cioè soltanto la Lazio ha perso più partite di noi tra le big e la Fiorentina. 10 sconfitte, cioè l'anno scorso quante ne abbiamo fatte? 2, poi 12 pareggi, 13 vittorie, più gol subiti che partite giocate, cioè proprio un disastro. A oggi siamo ottavi con 5 punti dalla Lazio, che occupa la posizione dell'Europa League. Ci abbiamo la Fiorentina che sta sotto di un punto ma c'ha una partita da recuperare, quindi siamo veramente lì rischiando anche di non andare in Conference. Io spero che ci andiamo a fine anno, ragazzi, perché vi ho spiegato più volte il mio punto di vista. Comunque, per concludere, ragazzi, voglio farvi vedere un attimo una cosa sul Bologna, perché ultimamente sta un po' arrancando. Guardate, nelle ultime 5 partite è imbattuta, 4 pareggi e una vittoria, però 4 pareggi contro il Toro, contro l'Udinese, contro il Monza, contro il Frosinone, pareggi contro squadre sicuramente di pari o livello inferiore al Bologna. Però la cosa interessante è che la fase offensiva ultimamente è un po' deficitaria, perché nelle ultime 5 partite il Bologna ha fatto 4 gol, ma di questi 4, 3 li ha fatti in una singola partita contro la Roma. Quindi sono 3 le partite nelle ultime 5 dove il Bologna non è riuscito a segnare. Cioè abbiamo una fase difensiva dall'altra parte che è molto molto buona, perché 2 gol subiti nelle ultime 5. Quindi un Bologna che davanti sta facendo un po' fatica ultimamente, però dietro è molto molto... È resistente dietro, è roccioso, ecco. Detto questo, ragazzi, io chiudo il video dicendovi solo una cosa. Allora, abbiamo Calafiori che sta a 0 gol. Abbiamo Christiansen che ha 0, Lukumi che ha 0, Posch che sta a 0. Come potete vedere, i giocatori che stanno a 0 gol nel Bologna ce ne stanno. C'è Ndoye, ecco, visto che ormai adesso abbiamo preso questa bellissima abitudine di resuscitare i morti,
abbiamo praticamente la possibilità di far segnare uno tra Ndoye, Lukumi, Christiansen, Porsche o Calafiori. Quindi ditemi nei commenti, secondo voi, chi segnerà domani a questo punto? Perché tanto ormai lo sappiamo che domani si prende gol, perché noi, il Napoli adesso parte sempre con il gol subito. Ditemi secondo voi chi tra questi si sbloccherà domani. Quindi ragazzi, questo è quanto. Un pre-partita un po' sciallo oggi, però cosa di che vuoi parlare ormai, che dobbiamo dire più? Fatemi sapere la vostra, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale che è totalmente gratis e attivate la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon 10 maggio a tutti quanti, e noi ci vediamo domani con le post partita di Napoli-Bologna, sperando di non fare il solito video dove si ripetono sempre le stesse cose. Forza Napoli sempre ragazzi, a domani.